Cioè, qui qua, per esempio. Sì. Nipoti di Paperino. Un esempio a caso, sì, vabbè, sì. Ma figli di chi? Di un fratello di Paperino, immagino. Dov'è? Che fine ha fatto? È morto? Ah, c'è un morto che alleggia nella saga dei Paperi? Ma chi ti fa da solo ti aiuta tutto il gruppo. Oppure è vivo. E se è vivo come si chiama? Se lui è Paolino Paperino, suo fratello cos'è? Antonio Paperino? Amilcare Paperino? Oppure una sorella? Allora cos'è? Giuditta Paperino? Perché immagino che Paperino sia il cognome. Oppure si deve dire Paperina. Paperina. Vuol dire che la mamma di Quico qua è Paperina? Che è la sorella di Paperino, che non è morto per fortuna, ma i casi si biforcano e sono tutti e due tremendi. Caso A, Paperina ha avuto Quico qua da Paperino. E primo non sono sposati. Non mi viene bene questa scena. Ho la riga in mezzo un po' larga per scelta, non è che mi inquadri anche da dietro. Secondo, trattasi di relazione incestuosissima che può avere conseguenze bestiali. Qui con qua figli di consanguinei, come Ciccio, che è figlio di nonna Papera e Paperone dei Paperoni, fratelli davvero. Ed evidentemente è un anormale, faccia gonfia, dammi questa. Espressione vacua, dorme sempre, afflitto dal tipico cretinismo delle valli. Si vede proprio che Ciccio, no? Oppure Paperina ha avuto qui con qua da un altro. Ma allora chi, dov'è? Se è vivo i più sospetti sono Gastone, che è lì che aspetta solo quello, Paperone dei Paperoni, che è un vecchiaccio ma che lui a volte trova, Filo Sganga, che è un outsider ma proprio quello a volte, Paperoga, che sembra sette bizzarro mentre si fa le canne, simpaticissimo, si capisce subito. Oppure è morto anche lui, un altro morto. Ma quanto sangue innocente è stato versato? Cos'è il Tito Andronico? Una conosce il Tito Andronico di tutta la sala, chissà a casa quanti. Ma se ci pensate bene, poi sono tutti nel topolino, tutti nipoti di qualcuno ma figli non si sa di chi. A volte mi viene da pensare che il padre di tutti sia uno solo, Eta Beta. Tutto quello che c'ha nelle mutande, stanno badodaggiando, è scappato. Ma anche, scusate, Emi, Eli, Evi, nipotine di Paperina. Personaggi minori, lo ammetto, che tra l'altro non so se avete notato, non si vedono mai in storie insieme a Quico qua. Tanto da valorare l'ipotesi complici gli zii, Topolino, questa è cronaca vera! T'ho beccato! Nonna Papera. Che animale è nonna Papera? Questo è facile, eh? Beh, è una papera. No, ieri in prova hanno detto una nonna, voleva dire se facevi la spiritosa. Vabbè, no, odio gli spiritosi qua, sono già io. È una sei una papera, va bene, chi ti dice niente? Quello che va meno bene non capisco è a che titolo una papera dà da mangiare alle galline. Tiene le mucche nella stalla. Mentre invece Clarabella, che anche lei è una mucca, sta con Orazio, che è un cavallo. Poi si lamentano che non hanno figli, questa è l'unica cosa che riesco a capire del Topolino. A parte il fatto che vorrei sapere chi munge Clarabella oltre ad Orazio, ovviamente. Poi Orazio, che è un cavallo, no? Però vive da bipede, fa l'umano, l'antropomorfo, va bene? Ma allora perché c'ha il gioco, il morso, il paraocchi? Il paraocchi va bene perché Clarabella è un cesso, ma il morso? Ah, forse quando arriva Clarabella di notte con i tacchi a spiro, la ghepier, la frusta, fai il cavallo, fai il cavallo! E le notti sadomaso, può darsi. Non è finita, nonna papera, rimane sempre una... Una papera. Volevo vedere se facevi dire. A volte invita gli ospiti e gli dà da mangiare il tacchino. Cosa ha detto? È vero, ho detto. Se non lo dicevi non andavamo avanti. Cioè, come se Minnie desse i cricetti ai suoi ospiti. Come se mia madre mi desse il timballo di mio cugino, che se lo merita anche, ma non è questo il discorso. Pippo. Che animale è Pippo? L'esperto ormai è lei. Non so, un cane. Sta cominciando a fare la spiritosa e mi sta già sul cazzo. Cambiamo. Animale Pippo. Cane. Cane, questo era facile. Questo è meno facile. Che tipo di cane? Non lo so. Non lo so. Neanche. Lo dico io, se no andiamo. Pippo è un bracco. Andava bene anche Segugio, Cocker, le orecchie lunghe. Vedi che lo sapevi qua. Non dicevi niente, non è un quiz. Quindi. Pippo è un bracco. Ma anche Pluto è un bracco. Cioè, non solo sono due cani, sono lo stesso tipo di cane. Però uno, Pluto, mangia gli ossi, dorme nella cuccia, fa i bisognini sugli alberi. Pippo c'ha il gileva in macchina, gli chiutta da... E attenzione, questa ve la butto lì perché è solo un sospetto, un'ipotesi, ma intanto... Pluto figlio di Pippo. No, anzi, meglio, Pluto fratello di Pippo, tutti fratelli, tutti bracchi. Pippo, Pluto, Snoopy, che è un bracchetto anche lui, Bracco Baldo, quattro fratelli. Anzi, meglio, Pippo, Pluto, Snoopy, Bracco Baldo, Bau. Sei...
Ti è piaciuto? Pippo, Pluto, Snoopy, e tutti insieme vogliamo vedere Bracco, Baldo, Ba, 11 fratelli. E la madre di tutti questi chi è? Cornelia, la madre dei bracchi, i miei gioielli. I tuoi gioielli! Che uno dorme sulla cuccia, parla con un uccello che è stato avvusto, non sa né suonare né volare o gli toccare. Quell'altro è il cane di Topolino. Topolino! Dove sei? Mi fa impazzire il diminutivo, Topolino. Che se lui è un topo, ma Pippo è un cane, come minimo è una pantegana. Ci avrai suoi bei problemi ormonali anche lui, sarà pure infettivo, va battuto Topolino. Ferma! Non fare tutto allora. Quei guanti gialli cosa nascondono? Ustioni, psoriasi, bah! E anche Pippo è un pezzo di merda, finiamolo con le favolette. Suo fratello è legato alla catena e lui, Super Pippo! Fermi! Il costume di Super Pippo! È un pigiama con le toppe! Cioè non è neanche il mascherino, arachide Super Pippo, pigiama toppe! Però quando diventa Super Pippo, tutti lì a Topolino, chi sarà mai un gran segreto Super Pippo? Siete deficienti tutti! Lo dico a voi a casa. Cioè è uguale, va, Bisio! Super Bisio, chi sono?